Che potete solo ballare, non potete parlare. Non potete solo danzare. Ballate senza parlare. Non parlate. Non parlate. Senza parlare dovete creare una danza composta da 3-4 movimenti. Senza parlare. Ballando, e create una piccola coreografia di 3-4 movimenti senza accordarla verbalmente. E la ripetete all'infinito. Coreografia, coreografia di 3-4 movimenti. Depressa e scarica, ho un amico che per ammazzarsi ha dovuto farsi assumere in fabbrica. Trompalo che cade ad un tubo che scoppia. Ma chi scoppa? E chi non scoppa si compra la roba e si sfonda finché. Fissatele, fissate. Fissate questi 3-4 movimenti. Dove la mafia scavizza il laboratorio, se ti ribelli vai. Li dovete fissare in tal modo che se voi doveste essere un insegnante di danza, lo potreste insegnare ad un gruppo di persone. Cioè, quindi dovete essere maestri della vostra danza, della vostra coreografia. Ce l'avete? Tutti? Tutti ce l'avete, sicuro? Benissimo, continuate a ballare, però rompete la coppia liberamente, liberamente. Liberamente ballate nello spazio, incontrate altre persone facendo sempre quel passo, quei 3-4 movimenti, 3-4 movimenti, e create un'altra coppia, create un'altra coppia. Cambiate coppia. L'avete cambiata tutti? Chi è che non c'è il partner? No, deve essere diversa, 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 cambiate parte. Nino. Ragazzi, ma siete giovani! Forza! Ho capito che fa calo, quando andate in discoteca che fate? Vi fermate ogni 2 minuti. Ok ragazzi, forza! Stessi passi con la nuova coppia. E adesso Mino, abbassa un attimo. Ok, la prossima task. La prossima task è quella di insegnare al nuovo partner a vicenda la danza iniziale che avevate creato. Siete liberi di modificare leggermente, leggermente la vostra danza iniziale, ma dovete essere a un minimo fedeli a quella che avete creato inizialmente. E qui adesso la insegnate a vicenda e create un ibrido, una nuova danza. Come? Subito, adesso. Ragazzi, non posso andare avanti così, bisogna un nuovo partner. Allora, tu lo fai in tre. Li fate in tre, fate una cosa. Il problema è questo. No, devo controllare la situazione. Siete pronti? Pronti? Ce la fate, raga. Mino mi ha detto che non bisognava fare la pausa, quindi non è colpa mia. No, no, senza pausa. Vai, vai con la musica, maestro. No, adesso in questa fase potete parlare, potete negoziare. I delfini vanno a ballare sulle spiagge. Vai Mino! Gli elefanti vanno a ballare in cimiteri sconosciuti. Le nuvole vanno a ballare all'orizzonte. I treni vanno a ballare nei musei a pagamento. Vai, vai con la nuova creazione, vai con l'ibrido. Vieni a ballare in Puglia, Puglia, vai. Puglia, tremulo come una foglia, 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 tieni la testa alta quando...
facendo passi vicino alla gru, perché può capitare che si stanchi e venga giù. Lasciatevi contaminare dalla danza del vostro partner, fatevi contaminare! Mino, volume dicono. Vai, lasciatevi contaminare, ragazzi! Inventate questa nuova danza! Ce l'avete? Un altro minuto, dai. Fissatela per bene. Memorizzatela per bene. Ce l'avete? Benissimo, allora adesso tornate alla coppia iniziale e mostrate al vostro partner la modifica che c'è stata dalla danza iniziale, la coppia con cui avete ballato inizialmente, e mostrate a questa persona come la vostra danza si è modificata e trasformata ed evoluta. Benissimo. E ve la mostrate a vicenda. You have to show to your initial partner how your dance evolved to each other. So you try to remember the original one and you show each other how it became afterwards. Memorizza, cerca di capire che cosa si è modificato e cosa è successo. La rimetti? Di nuovo, andiamo la stessa. Mostrato? Non abbiamo finito, ragazzi, cerchio! Facciamo un circo. L'avete? Ce l'avete? No, il mio. Ce l'avete la nuova danza, eh? Sì, noi l'abbiamo fatto. Ce l'avete? Vabbè, quello che ce l'avete. Mino, basta un attimo. Ok, adesso, come facciamo una bella roda, circolo. Non fa niente, non tiro qua. Sante, digli un po'. Facciamo un cerchio. Facciamo questo, sono gli ultimi 5 minuti e poi facciamo andiamo dentro una breve pausa. Poi flessioni. Flessioni, sì. Perché stiamo aspettando. Vincenzo, stiamo aspettando tutti quanti te, Vincenzo. Vai, cerchio, ragazzi, non mi spaventate, fate più cerchio. Federico! Vabbè. Allora adesso, come tutte le bellissime rode danzericce, una coppia per volta entra nello spazio e mostra al resto del gruppo il risultato finale della vostra creazione e della vostra coreografia. Federico, dai! Mettendoci tutti i libri di durante, cioè tutti i passi che abbiamo imparato, dai. Sì, sì. Vai Federico, dai! Vai Mino, vai con la musica. Giuro qua, ti spiega lei, dura 5 minuti, leva il suo telefono. Vai.
prego, chiunque vuole può andare, qualunque cocca può andare nel centro, vai. Vai. E gli altri partecipano. Quando l'hanno mostrata la coppia esce fuori ed entra la prossima coppia e mostra la propria danza. Vai! Vai! Prossimo, lo avete fatto? Tutti? Benissimo, possiamo andare dentro, bravi. I treni vanno a ballare nei musei. Ce la fanno più. Se voi possiamo, lo strumento ce l'abbiamo. Va bene. Facciamo più un cerchio, bravo. Grazie. Mettiamoci al cerchio, ragazzi. Dire così, perché si fa dire. Mino, quanto tempo abbiamo prima della pausa pranzo, così per capire un attimo
La tempistica? Un'oretta? Che ore sono? Ah, 12 e un quarto, allora è ovvio. Benissimo. Siete stanchi? Abbiamo appena iniziato, ragazzi. Fabrice, benissimo, però il tuo input qui era fondamentale. Esatto. Facciamo un cerchio più cerchio, meno. Non vi piace. Disturbare Vabbè, così prima che mentre vi riprendete vi faccio vedere un altro video, così magari vi riprendete e poi ne parliamo. Speriamo bene. Anzi, forse è meglio che parliamo di quest'ultima cosa prima. Sì? Ah. Prego. Anche per riposarci un minuto, io passerei la parola a Federico. Prego. Perché non è stato detto all'inizio, in apertura, diciamo, di questo workshop di oggi. Lo diciamo adesso, non c'è nessun problema. Lo possiamo fare alla fine di questo, perché così magari che ci abbiamo adesso caldo la reazione delle esercizio. Ah, vuoi fare il feedback? Ok. E poi alla fine di questo. Subito cosa... dopo facciamo presentare un po' la struttura che ci ospita. Benissimo. Grazie. Non ora, perché sennò spezza in mezzo. No. A parte la stanchezza, però come vi sentite? Vi sentite bene? Vi sentite? Però un'energia positiva o qualcuno è annoiato, dice che stiamo a fare? No, positiva. Ok, bene. Adesso, partiamo dall'ultimo esercizio. L'esercizio della Dancing Pot. Questo esercizio è una Dancing Pot che abbiamo inventato noi dopo vari esperimenti con i miei amici. E allora, volevo farvi delle domande. Come vi siete sentiti quando avete visto la vostra danza che si modificava? Chi vuole per esempio? Certo. Oppure semplicemente, cioè, che cosa avete sentito, che trasformazione avete notato, che cosa avete visto che è accaduto quando siete tornati dal vostro partner iniziale? You see that also another person they dance, they use this dance art, and even if they didn't dance with you together, but it repeats. The dance art repeat also in another groups, and it's going to another person, so it's like I don't know how to say, to expand, in the group, for example. How did you feel when you noticed that there was this expansion, this change? What did you notice? I noticed that people don't put too much different ideas, maybe. So it's okay. There are some, and it is nice to see that there are some other ideas. Sì, lo traduco io? Sì, in pratica lei una delle partecipanti ha voluto sottolineare che questo cambiamento portava, non mi ricordo più. Non mi ricordo più, fare l'interprete anche è difficile. Sì, io credo alla varietà, mi piace, anche io posso anche guardare.
Ah sì, però c'è una ripetizione, cioè, dicevi prima anche, che c'è, molti dei gesti erano ripetitivi. Però questo, secondo voi questa ripetitività o questi gesti simili che sono venuti fuori in parecchie delle coppie sono causate dal fatto che la gente non ha, diciamo, non ha proposto cose diverse, oppure perché c'è stato uno scambio e quindi c'è stata un'influenza sia dal punto di vista visivo che proprio anche dal punto di vista proprio fisico? Secondo me è culturale, è l'influenza, perché secondo me l'influenza è anche culturale, perché comunque noi viviamo situazioni nel luogo in cui siamo nati che poi ci portano a delle gestualità tipiche anche nel carattere della persona, no? Certo. Allora, ipotizziamo lo stesso tipo di esercizio dove c'era una diversità maggiore di provenienza culturale e geografica. Ipotizziamo, che cosa sarebbe potuto succedere? Secondo me c'era un'impreparazione, siamo stati colti impreparati, è stata una cosa troppo acuta e quindi abbiamo messo in atto i gesti più facili che potevamo mettere in atto. Quello è successo e per questo erano simili. Ok. Però vabbè, tralasciando, diciamo, dal punto di vista del giudizio, se siamo stati bravi o non siamo stati bravi, o quanta energia ci abbiamo messo, come ci sentiamo da questo punto di vista, la mia domanda rispetto al sentirsi è cosa avete notato quando avete visto che la vostra danza iniziale si è trasformata, quando è passata nelle mani di una terza persona? Cioè, che cosa avete notato in questa cosa? Che sensazione avete? Cosa vi fa pensare questa cosa? Quando si è trasformata? Sì. Sinceramente è stato bello vedere come da una coppia potesse poi essere diversa l'influenza che ognuno dei membri poi ha avuto da altre persone e ricreare insieme una danza dalle esperienze di ognuno. È stata una bella esperienza perché poi è uscita una cosa più carina, più elaborata, più arricchita, sì. Anche più difficile, sì. È divertente, è stato molto divertente. Benissimo. Se volessimo fare una metafora, un confronto con quello che accade in uno scambio culturale o in una società contemporanea dove ci sono influenze interculturali, volessimo paragonare questo tipo di esercizio come esempio di quello che succede al di fuori di questo, quali sono le... Esistono, ci sono delle similitudini secondo voi? È un po' scontata come domanda. Ho fatto una domanda ovvia, una domanda quasi retorica, diciamo così. Perché? Prego. Sì, perché lo scambio arricchisce sempre le proprie idee, i propri orizzonti, è insito nell'incontro tra persone che provengono da esperienze diverse, il metterle insieme, ognuno arricchisce il proprio bagaglio, è un diciamo così, un arricchimento vicendevole. Interessante questo fatto che siete tutti positivi, però quante perdite ci sono state rispetto alla vostra idea originaria e quanti guadagni? Scusate, io cerco di buttare un po' di provocare, perché sennò altrimenti... Ci sono state delle perdite? C'è una cosa in comune. In comune? Dipende dalle danze che poi si sono andate a creare. Cioè, nella seconda coppia si sono creati dei movimenti assai più complessi, e questo si può, diciamo, affiancare a quello che succede, diciamo, in una società contemporanea quando si mischiano due culture diverse, che si crea qualcosa di più complesso e magari anche più interessante. Per esempio, nel mio caso, quando io e Fabrice ci siamo ritrovati, facevamo gli stessi movimenti quasi, quindi secondo me alla fine rimangono quelli più forti, cioè, non so. Ecco. Come? L'omologazione.
o comunque no, o comunque cioè non... No, no, il nostro caso era interessante perché infatti è stata un'evoluzione, un miglioramento, ma legato sul fatto che infatti c'era un'accettazione delle cose nuove che abbiamo visto e che hanno migliorato. Ho visto perché per esempio là c'è qualcuna di un'altra influenza che faceva dei passi che io ritrovevo o della Russia o le cose. Se io mi sarei ritrovato con lei, il confronto sarebbe stato molto più forte. E non lo so se l'avrò accettato o se sarei stato in grado di farli. E là il rapporto, più che là, perché siamo una cultura più vicino, allora le passi, infatti, come dicevi tu, potevano andare naturalmente. Un caso dove il confronto è più duro, non è così semplice. Sì. Sì. Tutto questo con il italiano. No, cioè interessante questo, cioè quello che voglio dire è che gli elementi, diciamo, che sono più radicati in una cultura difficilmente vengono trasformati, rimangono più predominanti, più forti. Secondo me non è solo una cosa della cultura, ma anche della persona, perché era un compromesso sempre. Con la prima persona abbiamo inventato la danza e poi quando ho incontrato la seconda ho detto ti mostro lo che abbiamo fatto noi e poi mi mostri lo che hai fatto tu. E poi abbiamo fatto un mischio. E è normale che alla fine sono state i primi movimenti e poi abbiamo... fatto più movimenti, alla fine era più complesso, però con la base, la stessa base. E quindi dipende anche dalla persona. Solo questo. Espandi. Dipende anche dalla persona, dal carattere della persona che accetta quello che è stato creato, quello che proviene, diciamo, tra virgolette, da un'altra cultura. E quindi basta, mi sono perso. Davvero era un compromesso, cioè si sceglievano io ho fatto cioè, ho scartato dei passi, francamente, cioè ho semplificato e quindi alla fine è un compromesso, per sintetizzare. No, posso dire. Io invece ho cioè due cose. Innanzitutto dipende ovviamente quando si va nella nuova coppia, il fatto anche di prestare attenzione e di quanto diamo peso a quello che ci sta mostrando l'altra persona. No? Faccio l'esempio: quando si va in un altro paese, posso andare con le mie convinzioni. Se non do peso, non do attenzione a quello che mi succede intorno, rischio di tornare con lo stesso, senza nessuna crescita personale. A me è successo forse che ho dato poco peso con la persona con cui mi sono incontrato dopo e quindi quando sono rientrato nella prima coppia ho riproposto alla fine la stessa coreografia che avevo inventato all'inizio, quindi diciamo sono uscito con un po', sono tornato diciamo con poco cambiamento, ecco, quindi molto può succedere anche questo. Per rispondere alla domanda che faceva Emanuele, il confronto tra questo esercizio e quello che succede nella realtà. Sì, ci sono delle similitudini, dei paralleli, però è chiaro che questa è una situazione, come dire, controllata, simulata, e comunque chi è venuto qui, come dire, è venuto con una predisposizione al conflitto quasi nulla. In realtà nella società ci sono degli elementi di conflittualità che più facilmente possono emergere. Quindi era giusto una riflessione. Certo. Ok, no, il fatto che ci fosse una musica, tra virgolette, almeno per noi conosciuta, in qualche modo ti portava a riprodurre quelli che sono i passi tipici della danza salentina. Però c'è stato forse, io ho notato questo, che magari noi, forse gli italiani, ci siamo un po' distaccati da quel tipo di musica proprio perché magari la sentiamo sempre, quindi abbiamo cercato magari forse in qualche modo di evitare quelli che sono i gesti e le movenze tipiche di quella danza, quindi diciamo... almeno per quanto mi riguarda, oppure quello che ho visto poi nello scambio tra virgolette di coppia, proprio il fatto che si fossero presi alcuni gesti e si fossero enfatizzati, anche un po' ridicolizzati, piuttosto che mantenere quelle che sono le movenze standard tipiche, che ho notato magari di più forse in alcune, per esempio lì, una gestualità un po' più femminile che ricordava quelle che sono magari quelli che sono i passi della danza tipica salentina, quindi magari forse
non lo so come dire. Diciamo che alcuni elementi esterni influenzano, sì, diciamo, la dinamica, certo. Perché comunque identificare comunque anche in un determinato pezzo una regione, una cultura, forse almeno per quanto mi riguarda avrei preferito usare più un pezzo un po' sconosciuto a tutti quanti, anche per noi stessi, più neutro, piuttosto che usare uno che è abbastanza conosciuto, che comunque... Traduzione? Che cos'è? Contagioso, quando influenzi un altro. Contagious. Contagious. Ho capito. Ok. Procediamo? Ok. Avete tutti quanti portato i telefonini, macchine fotografiche come Mino aveva indicato? No, benissimo! Andiamo! No, ok, sì, chiaro. Quanti siamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tu lo fai? Fallo, tu dai, non lo fai. 13 gruppi da 4, 3 gruppi da 4 e 1 da 5. No, 2 gruppi da 4 e 1 da 5. Prego, unitevi. Hai detto 3 gruppi? 2 gruppi da 4 e 1 da 5. No, non fa nulla, cioè non fa nulla. Unitevi. Prego, unitevi. Unitevi in gruppi. Mostratemi i gruppi. No, figurati, non ce lo fanno. Ok, perfetto. Allora, fino all'ora di pranzo procederemo con un piccolo esercizio. Siete stanchi? Ah, tranquilli, ok. Vabbè, non dovete fare nulla di particolarmente fisico. La parte fisica, diciamo, l'abbiamo fatta. Adesso è nelle mani vostre decidere cosa fare fisicamente. Di più o meno, masticare, vabbè. Allora, nel vostro gruppo avrete una task che è un compito che è quello di creare una presentazione fotografica in 5 frames. Fotogrammi, grazie mille. 5 fotogrammi. Ma questa cosa deve essere fatta in un modo e in un tempo specifico. Allora, innanzitutto nel vostro gruppo dovete selezionare un regista. Poi dovete scegliere un fotografo. E il resto sono gli attori. Ok? Ce l'avete? È chiaro fin qui? È un attimo, ci arriviamo piano piano. Ce l'avete? È chiaro fin qui? Vabbè, ve lo prestiamo. Avete bisogno? Ragazzi, siete indisciplinati comunque. Avete bisogno di una macchina fotografica o di un telefono per gruppo? Uno è sufficiente. Ok. Allora, il regista, chi sono i 3 registi? Chi sono i tre registi? Due registi, ce l'avete lì il terzo regista? Terzo regista, benissimo. Allora, i registi per la prossima mezz'ora, da quando dirò via, saranno bendati. Cioè, non avrete, blindfolded, non avrete la possibilità di vedere
cosa state dirigendo. Poi gli attori, chi sono gli attori? Chi sono gli attori? Gli attori, tre attori qui. Chi sono i tre attori? Uno, due, tre. Due attori, chi sono i due attori? Due attori. Bene, i tre fotografi possono alzare la mano? Benissimo. Allora, gli attori sono, da quando dirò via, muti. Cioè, non potranno parlare. È chiaro fin qui? Benissimo. Adesso, con questi handicaps, dovete creare questa presentazione di 5 fotogrammi che abbia un inizio, uno sviluppo, un colpo di scena, una scena secondaria e una conclusione. Ma i fotografi non possono fare più di 5 fotografie. Quindi non potete stare lì e fare 300 fotografie e poi selezionare. No, solo 5 fotogrammi. E in questi 5 fotogrammi dovete raccontare una storia che sceglierà il regista. Che poi ognuno sceglie il suo stile, il suo film. Potete andare dappertutto, però avrete un tempo limitato, che sennò poi a pranzo non ci andiamo. Il regista definito senza guardare, esatto, e gli attori senza parlare devono eseguire le indicazioni del regista. Ci siamo, è chiaro? Allora, per favore, i registi possono diventare ciechi da questo momento, quindi prendete una sciarpa, un panno, una busta. Una sciarpa, vedremo cosa succede. Lascia le cose accadere e alla fine vedremo. Cosa fa parla, certo. Ragazzi, i registi bendati. Sì. È importante che sia la pratica che ti faccia capire le cose, non l'intelletto. L'hai capiti? Il fotografo fa le fotografie, gli attori fanno gli attori, cioè non c'è null'altro da capire. Il regista poi comunica agli attori. Eh sì. Si vede. Vediamo che succede nella dinamica di gruppo. Me lo direte voi alla fine che cosa è successo. Cosa diversa. No. Allora ragazzi, ok, gli attori muti da questo momento, muti. I registi bendati, tu sei regista. No. Allora zitto. Una cosa semplice, perché 5 foto, io sono un regista. Bendato. Ragazzi, avete 20 minuti di tempo. 20 minuti di tempo per consegnarmi il vostro prodotto finale. Perché poi dobbiamo scaricare le foto. Yes. There is a director that is blind. And how? And he can speak. He can speak. The actors they can't speak. Yes.
and there is a photographer that takes photos. That's it. Then the dynamic is the dynamic. Whatever is going to happen, and whichever is going to be the result, so is the result. So yeah, only 5 shots. Solo 5 fotografie, solo 5 shots. Si può consultare con un fotografo, il regista? Certo. Ma l'importante è che non si consulti con gli attori. No, con gli attori li puoi consultare, ma certo, solo che non parli. Dai, andiamo fuori. Registi bendati. Ok, abbiamo capito. Ma sono tutti sono bendati ancora. Si può utilizzare, noi non abbiamo... Allora, prima foto, seconda bestia, terza bestia. Attori muti. Prendila, prendi. Sì. Sì, ci siamo tutti. Ma questo era il tema, quindi il tema può essere libero. Sorpreso, eh? No, non è un problema, io mi diverto. Ma se, infatti seguili, secondo me li puoi seguire con la telecam. No, ritornano, in realtà fra un quarto d'ora ritornano, però, sì. Mino, quanto tempo? Non mi dici l'orario preciso, io capisco a che ora, no, a che ora dobbiamo finire. Finire proprio? No, no, finire per pranzo, la pausa pranzo. Ma se no è all'1 e un quarto, possiamo sospendere. Okay. E anche alle 2 possiamo riprendere. Ma qualcuno ha detto se possiamo fare almeno un'ora di pausa. Vabbè. E poi dopo? Da prendere le cose da mangiare comunque. Chi? La facciamo dentro, vicino alla finestra. Sì. Il treno. Per favore, chi è il fotografo? Tu sei il fotografo, io poi ho bisogno di scaricare queste sul computer per vederle sul proiettore. E poi lo chiediamo, questo non è mio, però sicuramente si può fare, di un ragazzo che sta fuori. Ok. Mino. Di Pino. Ah, Pino. Quello che possiamo cambiare un attimo il ruolo? Maria Grazia. Sì, sono Maria Grazia. Okay, Maria Grazia. Possiamo cambiare? Sì, poi ricordatevelo questo che sta succedendo. Chi è il fotografo? Sei tu? A questo punto io. L'importante è che ce l'hai il cavo poi? No. Per scaricare le foto? Alina, perché... tu hai il cavo per scaricare le foto? Sì, vabbè, c'è la scheda. O ti serve il cavo? No, non funziona la cosa che legge la scheda. Sì. No. Chi ha un'altra? Provate, cercate un'altra. Cioè, non entra la scheda nel computer. Che scheda è questo? No, questo non funziona. No, non funziona. Cercate un'altra macchina fotografica. Si può parlare col fotografo? Sì. E quale fotografo? Io non ce l'ho personalmente. iPhone? Sì. Chi ha un telefonino che fa foto? Ce l'hai la... Sì. Dopo ce l'hai il cavetto. Vabbè. Scusa.
scusate se vi interrompo. Fotografo, tu ce l'hai il cavo per scaricare le foto? No. Qua. Allora c'è un altro computer. No, non c'è un altro computer nel, per usare la card. Sì, quello dell'altro ragazzo, sì. Sì. Puoi chiedere, Emanuele? Sì. Perché il cavo da qua? Va bene. Vicino alla finestra. Ah, dove c'è il divano? No, abbiamo messo una panca. Una? Perché in più di non vedere sono un pochino sotto. C'è modo di poter scaricare sul tuo computer le fotografie da una carta, da una macchina fotografica. Che cos'è? Micro? No. SD? SD, sì. SD, sì, sì. Cioè, ok. E poi dopo le possiamo mettere sul mio, da tu. Benissimo. Non c'è problema, c'è il manager qui che fa tutto lui. E allora... Ma si lamentano che stanno sentendo tutti i nostri accordi sul pranzo. Chi? Chi l'ha detto? Lucia, ci stai ascoltando, Lucia? Vai. Lucia, ti volevo dire che ti voglio bene. Ci manchi? Peccato che non ci sei qui. Prego, siete liberi. Che la persona ti fa pensare veramente che l'idea di fare questo che ha è che pensare anche a essere proprio a una bomba e poi il dopo che deve uscire qualcosa del loro scelto. No, perché la PG li ha fatto, ma sappiamo bene che non si può rispuntare, no? C'è la questione. L'ultima che è caduta. Cosa? Sì, è mia, vai. Possiamo? Sì. E metti una la cinoma. Allora, ah, bravissima. Questo
tu devi fare veramente gli amici un più sotto una e la e quella accanto dove avere veramente un essere devi guardare un'area sospetto, non so come puoi fare l'ispezione di questo, se, se devi capire che la tua parte è stata c'è tanti sospetti hai confondi che cos'è contenuto da questa poi là se dobbiamo far vedere dalla quarta che tu che vai via va. Che tu vai via devi fare un no, no la prima e lei che va via che ha paurato che deve scrivere che va via se fa un va. E la quarta tu devi uscire la del biscotto e fare come se felice e sorpreso che lei non ha dato no no ci sei tu dato e mo non so dove sto perché non mi sono messo il mezzo sul cuore contenti? Sì. Bravi, adesso che è andata un po' più bene. E adesso che non è finito. Ah, ok, però. Ma io avevo chiesto un po' più bene, se non più dove la... Sì, ma io... Tanto non lo vediamo.